950 gli interventi dei vigili del fuoco di Sulmona, circa 200 in più dello scorso anno. Il bilancio è arrivato nel corso dell'annuale ricorrenza di Santa Barbara, con la festa in grande stile celebrata ieri nella Basilica Cattedrale di San Panfilo. Prima la Santa Messa ufficiata dal parroco Don Domenico Villani, poi la benedizione dei mezzi in Piazza Duomo. La lista degli interventi portati a termine dei vigili del fuoco fa emergere il drastico aumento degli interventi di verifica statica sugli edifici in seguito agli ultimi eventi sismici del centro Italia, i cui effetti si sono visti anche a Sulmona. In calo gli incidenti stradali, 25 interventi, in aumento i dissesti statici, 381. Sono stati 145 gli incendi domati, 32 gli interventi per i danni derivanti dall'acqua, 51 le persone soccorse, 316 gli interventi generici, apertura di porte, rimozione di rami pericolanti e recupero di animali domestici. Un anno tutto particolare, il 2016, per il Corpo dei Vigili del Fuoco, impegnato ancora nei luoghi colpiti dal sisma, a rimarcarlo è il comandante provinciale Enzo Paolo Giovannone. Allora, il sisma del Centro Italia è un sisma severo che ha richiesto l'intervento di non solo componenti interregionali, ma dell'intero territorio nazionale. E anche Sulmona ha dato il proprio contributo in termini di risorse umane e strumentali, mandando uomini e mezzi, e ancora oggi stanno operando sul territorio. Nel corso della Santa Messa, il sindaco Anna Maria Casini ha consegnato un defibrillatore ai vigili del fuoco, portando avanti il progetto Sulmona Cardioprotetta, avviato dalla passata amministrazione comunale guidata dall'ex sindaco Peppino Ranalli, presente alla cerimonia, e dal Rotary Club Croce Rossa e Protezione Civile. È una cosa molto importante perché suggella un rapporto di amicizia, di collaborazione e di rispetto istituzionale tra due organismi, un corpo di volontariato e un corpo importante così come i vigili del fuoco. Proprio nel giorno di Santa Barbara, in cui si festeggia la protettrice proprio dei Vigili del Fuoco. In prima fila anche il presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio con l'esercito dei volontari.